Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo a continuare la serie sul tagliando della nostra amatissima Alfa Romeo Mito, però diciamo che più o meno potrebbe essere una guida equivalente per qualsiasi auto con l'impianto a GPL, soprattutto per quelli che hanno l'impianto Landi Renzo, quindi non solo la Mito, ma anche per esempio la Giulietta, la Punto, qualsiasi macchina del gruppo FCA che monta GPL di serie e magari anche altre. Quindi, volevo intanto ringraziare Saffri Gambi per il filtro del GPL, che è proprio il pezzo che andremo a sostituire oggi. E qui dentro abbiamo il nostro. Questo pure la buttiamo tutto. Il nostro ricambio originale Fiat Lancia e vediamo un po' se si apre da qui, vediamo. Sì, ok. E questo è il filtro del GPL Landi Renzo UFI Filters. Come possiamo notare, ha una freccia sul dorso del filtro, ovvero una freccia che indica il gas flow, ovvero l'orientamento del liquido e del gas, quindi il gas praticamente da sotto va sopra, molto semplice. Qui infatti possiamo notare la dicitura, non riesco a farvela vedere bene, out, che è appunto l'uscita, e qui l'in, l'ingresso del gas. Quindi andrà posizionato proprio in questa maniera, con la freccia dal basso verso l'alto. Andiamo nel vano motore, intro e cominciamo con lo smontaggio. Ok ragazzi, nel vano motore, della mia Mito, ovvero la serie 2012 in poi, il filtro del gas ce lo troviamo sulla parte, del lato passeggero, proprio accanto alla scatola filtro dell'aria. È molto semplice, andrà smontato con un cacciavite a stella, questa rondella, sì, questa rondella, questa fascetta superiore e questa fascetta inferiore. Inoltre, qui dietro proprio a questo tubo, ci sta un dado, vediamo se riesco a farvelo vedere, sganciando questo tubo. Dietro questo tubo, vedete un po', più o meno si vede, ci sta un dado, se non erro da 10. Ok ragazzi, con una chiave a bussola a cricchetto con una prolunghetta e chiave ovviamente da 11, non da 10, mi correggo, andiamo a svitarci il dadino che tiene la fascia metallica del filtro. E mi sono tolto anche la fascia metallica, molto così perché ci serve tutta la manovrabilità possibile. E dopo si può cominciare con un cacciavite a stella a togliere la prima fascetta. State attenti a non perdere le fascette, mi raccomando, o le mandate indietro nel tubo o le togliete proprio, le mettete da parte, poi le rimettete. Il tubo è molto ignorante, ragazzi, da togliere, però con un po' di pazienza, un po' di forza comunque viene via. E infatti più avanti mi sono tolto tutto il tubo di mezzo perché dava impiccio, così si può accedere anche più facilmente alla fascetta inferiore al filtro. Fatemi sapere nei commenti se volete un video su cosa c'è dentro al filtro del GPL dopo 30.000 km, così la butto lì. Nuovo filtro, freccia dal basso verso l'alto, togliamo il primo tappino, ok, una volta infilato il secondo tubo andiamo a respingere in basso la fascetta e stringiamo in questo senso.
Ok ragazzi, da qui comunque si procede a ritroso, cioè dovete fare gli stessi identici passaggi, solamente al contrario per facilitarvi la vita. Cominciate dal tubo inferiore, poi quello superiore, mettete la fascetta metallica, stringete entrambe le fascette e rimettete il dado, cioè molto molto semplice. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Questo è il filtro che ovviamente smontato. Io mi raccomando più di togliere e di cambiare il filtro del GPL almeno ogni 15.000 km, 15-20.000, ecco, 15.000 diciamo che è il miglior compromesso, così per mantenere l'impianto bello pulito e durevole, e durevole. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi lascio in descrizione il link del filtro GPL sul sito di SAF Ricambi Auto, e sono sempre gentilissimi. Quindi per questo video è tutto, iscrivetevi al mio canale, alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, spolliciate, commentate se avete bisogno. Ciao a tutti ragazzi!